Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, eccoci qui con il pacco numero 7 del Leopard 2A6 di agoramodels.com e diciamo che possiamo proseguire il nostro montaggio. Vi avevo detto nel video precedente, se vi ricordate, mi mancava un pezzo che ho richiesto, siccome ancora non mi è arrivato, ho deciso comunque di proseguire perché non mi blocca il montaggio del pacco numero 7, cioè la parte del numero 7 è esattamente l'opposto di quello che abbiamo fatto nel numero 6, quindi andremo a montare tutte le ruote e la decorazione laterale, quindi il pezzo mancante del numero 6 non mi impedisce di proseguire. Non appena mi arriverà farò quel pezzettino di montaggio nel primo video utile che farò, quindi a questo punto inizierei direttamente il montaggio di questi 9 numeri che vanno, li sto guardando per terra perché ovviamente non me li ricordo, dal 52 al 60, per cui iniziamo e non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, apriamo il numero 52, tiriamo fuori i pezzi che ovviamente comprendono ogni volta una parte del cingolato che noi mettiamo via perché quello me lo vedo sempre da solo, non vi voglio più annoiare, come del resto non vi annoierò con i montaggi delle ruote che abbiamo già visto. Magari ne possiamo vedere di nuovo solo una, visto che è un video nuovo. E diciamo che il montaggio di questo numero 7 inizia andando a mettere questi piccoli dettagli qua nei vari fori. Adesso li poggio qui sul tavolo e li vado a mettere. Diciamo, è inutile dirvi che questi sono passaggi che non hanno nessun significato, diciamo, funzionale, quindi chiaramente si possono mettere o non mettere, ma visto che insomma stiamo lavorando, andiamo a fare le cose fatte bene. Io adesso ovviamente non ve li faccio vedere tutti, ne vado a mettere uno, sempre se entra, perché diciamo non sto trovando il forellino per farlo entrare. Vediamo se questo secondo è più fortunato. Sì, nel secondo entra meglio. Quindi me li vado a mettere tutti e poi ci aggiorniamo. Allora, poi dobbiamo mettere questi pezzettini qui e qui, solo che in questa parte sto vedendo che il forellino non è proprio aperto della plastica, quindi diciamo devo capire se riesco a metterlo lo stesso o se devo rompere il perno e magari incollarlo. Diciamo, non voglio perdere troppo tempo su questa cosa perché diciamo non ha nessun tipo di funzione, quindi una volta messo questo vado a mettere anche l'altro, magari con un goccio di colla. A questo punto vediamo una ruota, perché come abbiamo detto diciamo sono esattamente le stesse dell'altra volta, quindi ne vediamo una sola, visto che comunque questo è un video nuovo, quindi magari qualcuno potrebbe essere rimasto indietro. Quindi andiamo ad unire, a mettere questa parte tonda qui dentro, poi andiamo a chiudere sopra con la sezione diciamo speculare e con tre viti QP andiamo ad avvitare. Allora vado a prendere le viti, le mettiamo qui e costruiamo questa prima ruota. Diciamo che io, siccome questi sono video diciamo quasi sempre lunghi, cerco di evitare di andare a ripetere più e più volte cose uguali, quindi siccome il cingolo è sempre uguale, la ruota è sempre uguale eccetera, ve lo mostro una volta sola e basta. Anche in questo video vi ricordo che chi ha tutti i pacchi insieme può procedere al montaggio tranquillamente, chi invece ha i pacchi mensilmente si deve ricordare che poi alla fine di tutto riceverà il pacco numero 13, perché i pacchi sono 12, ma riceverete un pacco numero 13 con diverse modifiche da applicare. La modifica che riguarda questo numero e anche il numero 6 era la sostituzione delle molle, perché diciamo quelle presenti nella confezione hanno ritenuto che non andavano più bene, quindi vanno sostituite. Detto ciò, allora proseguiamo, andiamo a mettere il supporto della ruota qui dentro in questo modo e lo andiamo ad avvitare con una vite PP che ovviamente è fornita qua in confezione, quindi l'andiamo a prendere e avvitiamo. Anzi no, così non si regge, eppure questo cacciavite è magnetizzato, ma la vite flangiata è ovviamente
molto dura. Allora andiamo, è molto pesante più che altro, andiamo a reggere da dietro, avvitiamo in questo modo, dopodiché andiamo a mettere le gomme che coprono questa sezione. Vedete che quanto è semplice e veloce questa parte, per questo alla fine non ve la mostro più. Se ne mette una qui e l'equivalente sull'altro, sull'altra parte. Questi qui poi saranno coperti dal cingolato e quindi diciamo sono dei pezzi fondamentali. Poi andiamo a prendere una copertura di quelle che ci sono avanzate nei numeri precedenti e andiamo a coprire qui la parte della vite. Ok, ecco qui, questa è la ruota completa. A questo punto prendiamo la molla nuova, questa è del lato destro, prendiamo la molla nuova e andiamo a fare diciamo la stessa cosa. Iniziamo sul lato dove c'è il circuito e andiamo a mettere, a inserire la molla. La inseriamo qui, andiamo a fare in modo tale di inserire la codina, diciamo la parte corta, nel forellino che c'è nella plastica. Questo è molto importante chiaramente da mettere bene, quindi facciamo le cose con calma. Quando è stata messa, inserita bene la molla, si può procedere all'installazione della ruota. Ok, avvitiamo la prima ruota di questo lato. Chiaramente mi è scivolata la vite, quindi adesso sarà un casino, vediamo se ci riesco, ma in generale anche in questo caso diciamo è una operazione che va ripetuta ciclicamente su tutte le ruote, quindi è sempre uguale. Bisogna stringere molto bene in questo caso onde evitare che la ruota scappi via, quindi magari aiutatevi con una mano a spingere nella parte interna e questo è il risultato. Quindi abbiamo la ruota, prima ruota che abbiamo messo dietro, e vi accorgete che abbiamo stretto bene perché qui diciamo non c'è spazio. Chiaramente questo è il movimento che poi farà la ruota, che deve fare se è correttamente installata. Detto ciò, andiamo avanti, questo step è completato perché rimane il cingolo, ma quello me lo monto tutto da solo e possiamo procedere. Allora, proseguiamo aprendo il pacchetto 53, andiamo a tirare fuori i pezzi, vabbè, il solito cingolo, ci sono i pezzi delle ruote, ma qui poi dobbiamo andare a mettere anche qualche dettaglio all'interno. Sto parlando di questi pezzi che abbiamo già messo l'altra volta e adesso è il turno di questa parte. Qui vediamo se ci sono pezzi particolari. No, ci sono come al solito tutti i pezzi per costruire la ruota, quindi possiamo andare a allora facciamo un po' di spazio così, andiamo a mettere il nostro carro in questo modo, io spero che voi vediate qualcosa, e iniziamo con i pezzi quelli piccoli. Questi li dobbiamo avvitare con le viti OP, che ovviamente sono presenti nella bustina 53, e il primo pezzo lo dobbiamo mettere qua, nella questo punto, quindi io lo vado a mettere così e va chiaramente avvitato dall'interno. Allora qui, se vi ricordate, quando si lavora nell'interno è sempre necessario un cacciavite corto in modo tale da poter avvitare senza problemi, perché un cacciavite lungo diciamo alla fine è piuttosto problematico. Io sto avvitando con la sinistra, sono piuttosto stupito dal fatto che ci sto riuscendo, quindi significa che sono ambidestro e va bene alla grande così. Questo pezzo l'ho messo e la stessa cosa la vado a fare con quell'altro. Ok, messo sia questo che questo, e poi sempre con altre due viti OP andiamo a mettere gli altri due pezzi, che se vi ricordate sono questo e ovviamente l'equivalente da mettere qua. Quindi chiaramente io ne avvito uno, ve lo faccio vedere mentre lo avvito, poi l'altro me lo metto da solo in modo tale che, come al solito, non vi sto a tediare con cose ripetitive, diciamo, no? Tendo a farvi vedere solo una volta quando è uguale il passaggio, anche perché sono veramente poi sempre uguali e chiaramente noiosi. Allora andiamo a mettere questo, poi prima di procedere
vi mostro il risultato. Ok, questo è il risultato, quindi li ho messi tutti e quattro, quindi adesso mi vado a montare la seconda ruota di questo lato e poi la vediamo quando è montata. Seconda ruota montata senza problemi, anche questa ha la sua mobilità perfetta, e quindi possiamo procedere con lo step successivo. Apriamo il numero 54, andiamo a tirare fuori tutti i pezzi. Ovviamente, allora, in questo numero ci dedicheremo a questa costruzione, diciamo a questa parte, insieme alle due avanzate, perché l'altro step, gli altri due step, sono uno relativo al cingolato e chiaramente un'altra ruota. Quindi appena ho terminato di montare l'altra ruota, diciamo, andiamo a montare questa sezione vedendo cosa dobbiamo fare. Allora, adesso che ho montato anche la terza ruota, possiamo procedere con qualcosa di nuovo. Quindi andiamo a prendere questo pezzo e ci mettiamo di lato le diciamo queste cerniere, quindi andiamo a mettere quella marrone da questo lato. Aspettate che mi avvicino un altro pochino così riuscite a vedere meglio, e dall'altro lato ci mettiamo questa nera che va in questo modo. A questo punto poi prendiamo questo pezzo qui e andiamo ad avvitare queste due sezioni. Allora vado a mettere questo pezzo marrone qua e questo nero dall'altra parte. Dovrei trovare la corrispondenza dei fori, speriamo, adesso vedo se riesco e poi chiaramente vi faccio vedere un po' più da vicino. Lo so che ormai comincia a diventare complesso vedere, perché insomma iniziano a diventare parti o troppo piccole o troppo grandi. Comunque questo è il lavoro da fare, e quindi poi con una vite NP che ovviamente troviamo in questa confezione possiamo andare ad avvitare. Ne mettiamo una qui e l'altra ovviamente dall'altro lato, quindi andiamo a fare questo lavoro, stringiamo e possiamo chiudere. Allora vedete che entra tutto alla perfezione, ok, e quindi poi abbiamo questa mobilità. Poi qui dove abbiamo praticamente l'altro foro ci andiamo a mettere questo elemento in questo modo, perfetto, e lo andiamo a bloccare prendendo questo pezzo nero di raccordo che inseriamo qui e poi andiamo a infilare anche in questo caso nei buchi corrispondenti. Allora, in pratica ci sono in questo caso due viti da mettere NP, perché diciamo questo è un pezzo un po' più grande. Ecco, dovrei averlo messo, quindi vado a prendere due viti NP. Allora, bisogna metterlo bene, perfetto, adesso è entrato bene. Andiamo a mettere due viti NP da questo altro su questo altro pezzo. Diciamo che questi sono tutti dettagli estetici che servono chiaramente per renderlo identico a quello vero, ed è molto bello andare a costruire una cosa che poi esiste davvero e quindi possiamo chiaramente fare il confronto reale con quello vero. Quindi guardate che bello, qui abbiamo la parte mobile e abbiamo terminato anche questo step. Apriamo il numero 55 e proseguiamo, andiamo a tirare fuori i pezzi. Allora, altro pezzo di cingolo che mettiamo via, altra ruota che mettiamo via perché mi vedo dopo, e proseguiamo con la costruzione della nostra struttura laterale. Allora, in questo caso, guardate che bello, questo arriva già con questa sezione che si apre. Qui questo è danneggiato, ma vabbè, facciamo finta di niente, tanto diciamo non lo aprirò mai. E andiamo da questo lato, in questa sezione, a montare il resto, così da poter procedere. Allora, sempre con due viti NP, andiamo a bloccare questo pezzo sempre di raccordo qui, su questa fascia lunga, che è chiaramente un passaggio di raccordo, perché prima di andare a mettere gli altri pezzi e di unire tutto quanto dobbiamo attendere, diciamo, di avere altre parti.
qui, vabbè, questo sportellino l'ho sistemato con uno spillo. Detto ciò, possiamo procedere con lo step successivo. Allora, prima di aprire il numero 56, vi faccio vedere le quattro ruote montate. Vedete quanto sono belle. Ok, quindi ne mancano tre. E a questo punto possiamo aprire il numero 56, che ci dà tutti altri pezzi fondamentali per proseguire. Chiaramente un altro pezzo di cingolato, i pezzi di un'altra ruota che monteremo dopo e vi mostrerò ovviamente dopo. E dunque questi sono tutti i pezzi della ruota, perfetto, quindi possiamo procedere con la parte successiva del montaggio della struttura laterale. Quindi andiamo a prendere il pezzo ricevuto in questo numero, che va in questo modo, e poi dobbiamo mettere qui uno dei blocchi verdi laterali, quindi lo andiamo a mettere così. Inseriamo i due fori nei buchi, i due perni nei buchi, e premendo dovrebbe entrare. Adesso non vorrei fare danni, cerchiamo di fare le cose con calma. Ecco qui, adesso lo inserisco, però purtroppo certe volte capita che magari la plastica non è stata aperta bene in fase di stampa, no? Quindi succede che magari i fori non sono ben allineati. Infatti in questo caso mi sa che necessita un attimo di una apertura un pochino così con il cacciavite per vedere se entra meglio. Vediamo in questo caso se così funziona meglio, ma in teoria penso di sì, dovrebbe entrare. Quindi una volta inserito questo pezzo lo possiamo avvitare chiaramente nella parte posteriore, sempre con due viti NP. Adesso ok, vado ad avvitare, quindi vediamo se posso recuperare delle viti. Eccole qua, senza che apro l'ennesima bustina, vado a prendere una di quelle avanzate, tanto è la stessa cosa, e vado a mettere questa vite qui. Allora, una volta inserita questa vite, diciamo, tutto prosegue alla grande, per fortuna, e diciamo che anche questo step termina, perché poi diciamo quest'altra parte necessita di avere altri pezzi che riceveremo a breve. Ok, allora ci prepariamo ad aprire il numero 57, ma prima andiamo a vedere anche la quinta ruota montata, quindi ne mancano solo due e possiamo procedere. Allora, in questo numero 57 che andiamo ad aprire adesso troviamo ovviamente un altro pezzetto del cingolo che ormai non vi mostro più, ve lo dico ad ogni numero. Troviamo un'altra ruota che vedremo quando è già montata, e poi qui troviamo un altro pezzo della carrozzeria esterna. Allora andiamo a vedere questo dove va, e mi sembra di capire che vada messo in questo modo. Adesso diciamo che non c'è altro da fare in questo step, perché chiaramente dopo aver montato il cingolo e la ruota termina questo step in questo modo, quindi vado a montare la ruota e andiamo avanti. Ok, siamo pronti per il numero 58, ovviamente anche la sesta ruota è stata messa, quindi ne manca una sola, e insieme all'altra ruota ci faranno, suppongo, finire di montare questa struttura, perché qui dentro vedo che c'è già l'altro pezzo necessario per completare tutto. Quindi andiamo ad aprire il numero 58, lo apriamo, andiamo a togliere i vari pezzi, quindi andiamo a togliere il cingolo e i pezzi per la ruota che vedremo dopo, e qui c'è questo secondo ed ultimo pezzo. Allora, questo va messo qua. E ovviamente a questo punto possiamo prendere il pezzo verde di raccordo, che potete vedere qui, e così posso andare a chiudere. Allora, qui ci servono le viti NP. Adesso andiamo a metterne una nella parte dietro, vediamo se trovo viti. Eccola qua. Diciamo che ne sono avanzate diverse in questo montaggio, quindi insomma ne abbiamo diverse a disposizione.
Allora, intanto andiamo a mettere questa vite NP qui, così, perfetto, andiamo a chiudere questa struttura. Dopodiché possiamo, diciamo, potremo concludere il montaggio in questo modo. Diciamo che non ce lo fanno fare adesso, lo faremo a breve, ma questa, diciamo, è la lunghezza completa di questo abbellimento estetico. Allora, visto che questa è l'ultima ruota, la andiamo a montare in video, anche se è assolutamente identica a tutte le altre, però insomma la andiamo a fare insieme. Allora andiamo a mettere questa ultima vite, diciamo la tensione è parecchia in questo caso, quindi dobbiamo reggere possibilmente da dietro, oppure ecco, la reggiamo in questo modo, andiamo a stringere il più possibile fino a quando riusciamo ad essere sicuri che non ci scappi più. Ok, mi sembra fatta bene, andiamo a dare un'ultima stretta per sicurezza, anche perché qui poi ci passeranno i cingoli, e così abbiamo completato tutte e sette le ruote del lato destro e abbiamo completato questa parte, quindi possiamo procedere con i prossimi step e vedere cosa ci fanno fare. Ok, apriamo il numero 60 e finalmente abbiamo qualcosa di diverso da vedere. Allora andiamo a togliere questi pezzi di metallo per il momento e prendiamo questo pezzo di plastica che abbiamo ovviamente già messo dall'altro lato e dobbiamo avvitare qui con due viti AP, quindi le andiamo a prendere, prendiamo due belle viti AP dalla nostra bustina, poi dovrò assolutamente fare un po' di ordine con queste viti perché inizio ad averne veramente tante fuori e devo fare assolutamente ordine in un organizer, e andiamo a mettere la seconda vite qui. Perfetto, una volta fatto questo passaggio, che è stato piuttosto semplice, andiamo avanti e andiamo a prendere questi due pezzi di metallo che uniamo in questo modo, perfetto, in questo modo qui, perché non si uniscono? Ah certo, perché c'è un verso unico, ok, li uniamo in questo modo e dobbiamo avvitarli con due viti SP che andiamo a prendere anche in questo caso dalla bustina. Allora qui è probabile che serva un po' d'olio, quindi onde evitare rischi di qualsiasi tipo io lo vado a mettere prima, a prescindere, tanto male non fa, così sono sicuro che le nostre viti entreranno senza problemi. Allora mettiamo la prima vite, questo pezzo diciamo poi sarà montato successivamente, intanto lo andiamo a creare. Andiamo a mettere anche la seconda vite, mi raccomando qui stringete bene perché su questo pezzo ci passerà il motore che diciamo farà girare l'intero cingolo sulle ruote, diciamo, quindi è una parte fondamentale. Detto ciò, abbiamo terminato anche questo stadio. Apriamo l'ultimo numero del pacco 7, ovvero il numero 60, e andiamo a prendere le cose. Allora, leviamo di mezzo il cingolo e prendiamo l'unico pezzo che è presente. Mi avvicino un pochino, vediamo, ok. E questo pezzo lo andiamo a mettere qua. Ok, questo pezzo va bloccato in posizione con l'ultima parte che non avevamo ancora messo. È questo qui, allora lo andiamo a mettere in posizione e lo avvitiamo con la solita vite NP. Allora andiamo a mettere, vediamo se ci riesco senza fare danni. Allora dobbiamo trovare il foro, il forellino, eccolo qui. L'unica cosa è che serve un po' di pazienza perché inizia ad andare tutto un po' strettino, siamo arrivati chiaramente al limite e quindi adesso entra tutto stretto. Allora, però, come al solito, con un po' di pazienza si fa tutto. Dobbiamo semplicemente trovare la maniera di far entrare questo pezzetto qui dentro e poi lo avvitiamo con la solita vite NP. Ok, avvitiamo qui e dopo aver avvitato questo pezzo, quindi in pratica dopo aver finito tutte le parti estetiche, possiamo passare a montarle sul resto del leopard, quindi sulla parte esterna,
in modo tale da completare questo numero. Allora, andiamo a montare questa parte sull'esterno del Leopard in questo modo, e ci tengo a sottolineare il fatto, per chi per ipotesi dovesse vedere questo video numero del pacco numero 7 senza aver visto gli altri, che sul lato, sull'altro lato non ci sono questi pezzi, perché appunto sto ancora aspettando che mi mandino il pezzo che mancava nel pacco numero 6. Quindi appena mi arriverà, diciamo, recupero questa parte mancante. Allora, qui andiamo ad avvitare con le viti OP che sono avanzate dal resto del montaggio, e andiamo ad avvitare tutto. Vedete che qui entra perfettamente alla grande, e diciamo il lato estetico chiaramente è molto importante, no? Vuole la sua parte, l'occhio vuole la sua parte, quindi possiamo vedere quanto è bello il lato estetico. Adesso procediamo e andiamo a fare la stessa cosa qui, solo che ovviamente qua dobbiamo metterci prima questo pezzo, chiaramente questo pezzo qui. Poi prendiamo questo, lo andiamo ad incastrare in questo modo, perfetto, così, e una volta che è entrato nel foro andiamo a cercare le corrispondenze con i buchi, perfetto, così. Stessa cosa l'andiamo a fare anche negli altri fori. Adesso dobbiamo semplicemente avere un po' di pazienza, trovando tutti gli inviti. Ecco qua. Andiamo a appoggiare il nostro Leopard, o meglio una parte del Leopard, sul tavolo, e andiamo ad avvitare ad esempio la prima vite, come prima vite quella centrale, così andiamo a bloccare tutta questa sezione in maniera perfetta. Adesso cerco un'altra bustina di viti OP che sono avanzate durante tutte queste fasi del pacco numero 7, eccole qui, e andiamo ad avvitare le altre viti che mancano. Dopodiché praticamente abbiamo terminato anche questo pacco, quindi adesso andiamo a trarre le conclusioni, ma devo dire che non ho notato nessuna difficoltà, cioè nessun problema, perché di base è stato piuttosto ripetitivo, visto che avevamo già fatto le stesse cose nel numero 6, nel pacco numero 6. Diciamo che appunto, a parte il fatto che questa parte laterale non l'avevo messa perché non ce l'avevo completa, ma ho deciso appunto di fare questo video prima che mi arrivasse il pezzo mancante, tanto diciamo non era un pezzo fondamentale per proseguire. Come potete vedere, abbiamo completato questa parte laterale, ma anche tutto il pacco numero 7. E ok, allora abbiamo terminato tutta la parte delle ruote con il pacco 7 e abbiamo anche montato tutta la parte laterale su questo lato, qui. Chiaramente avremmo dovuto averlo pronto anche su quest'altro lato, ma insomma, appena mi arriva il pezzo mancante lo completerò e lo andrò a mettere. Allora, adesso andiamo a fare una piccola e rapidissima prova, diciamo, di come sta tutto quanto insieme, perché chiaramente già arrivati a questo punto abbiamo veramente tanta roba da vedere. Guardate quanto è grosso il nostro Leopard, e chiaramente fa veramente una bellissima figura, è veramente imponente, e anche a livello di peso già inizia a farsi notare. Chiaramente adesso mi manca da fare tutto il cingolo relativo a questo pacco. Sapete che sono 79 pezzi per ogni cingolo, per ogni lato, quindi quello vi evito volentieri di mostrarvelo, ma chiaramente poi vedremo insieme come si monta qui sulle ruote quando sarà il momento giusto. Per quanto riguarda questo video termino qui, quindi per adesso vi chiedo il solito pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale così da non perdere nessuna delle prossime fasi di montaggio del nostro Leopard. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!